Tutti benvenuti a questa diretta numero 13, numero fortunatissimo. Allora, oggi io sono particolarmente contento di ospitare il nostro amico di oggi, perché è un mio concittadino. Tiè, e quindi sono contento. Ciao, buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno Francesca. Vabbè, ragazzi, cioè, allora mettetevi d'accordo, cioè, siete tutti qui. Grazie, io sono felicissimo. Grazie mille. Approfitto, visto che siete così tanti e belli e meravigliosi, per dirvi di andare a vedere il mio canale YouTube, che si chiama, come me, Ciao Chigioni, sono onorato della tua presenza, il mio canale dove troverete tutte le dirette. Non si fa altro, diciamo. Andrea, no, vabbè, dai, sì, hai ragione, effettivamente, però è simpatico rivederle se uno voglia, se no, no, non c'è problema, non muore nessuno. Io oggi ospito un mio conterraneo, il nostro bravissimo Filippo Mineccia, che adesso arriverà, e sono molto contento perché è un fiorentino e anche perché ha studiato. Abbiamo condiviso la stessa insegnante, alcuni degli stessi insegnanti, quindi sono felicissimo. Vi faccio ascoltare, mentre lui arriva, vi faccio ascoltare un brano che adesso trovate su internet. Lui ha un canalone meraviglioso, dove trovate tutto, c'è un sacco di incisioni che lui ha fatto, un sacco di estratti, di video, quindi potete ascoltare tante cose delle sue esperienze, poi ora ce ne parlerà. E questo è un brano di Scarlatti, che come sentirete, insomma, è un brano veramente molto, molto bello. Ascoltiamolo insieme e poi lo chiamiamo.
Scusa, ma io non potevo, cioè, interrompere sta meraviglia. Oh, finalmente ho visto che è arrivato anche Filippo. È stupendo questo brano di Scarlatti dalla Giuditta 1697. Siamo proprio nell'epocona gigantesca dei castrati. Ora lo chiamiamo subito. Benvenuto intanto a tutti, siete tanti, mi fa un sacco piacere. Allora, ora chiamo subito Filippo. Filippo, per te. Vediamo se... Eccolo. Filippo. Toc toc. Filippo. Bene, devi accettare la mia... Hai accettato? In attesa, mi dice. Filippo. Aspetta. Vediamo un attimo. Allora. Vediamo se ora parte, perché sai, queste connessioni. Vediamo se ci sei. Ci Oh! siamo, però devo... Oh, salve. Giralo! Aspetta, oh! È stata dura, perché non avevo capito come fare, naturalmente, quindi... Ciao Filippo, Buongiorno, ciao. buongiornissimo caffè. No, Allora, va abbassa bene. subito il volume, abbassa quel volume Va bene così? lì. Sì, oh, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Va benone, dai, siamo qui. Molto Cosa rilassati. c'è in quella tazza? Cosa c'è in quella tazza? Una tisana detox. E non aggiungo altro, ecco, diciamo, insomma, non aggiungo altro. Ascolta, abbiamo Dimmi tutto. ascoltato tutti noi quando sono piovuti cuori, lacrime, cose meravigliose nell'ascolto di questo Dormi che hai fatto tu con l'ensemble Nereidas, Con Javier Ulises diretto da Illán. Javier Ulises Illán, no? È una collaborazione che ci avete da un po'. Eh beh sì, diciamo abbiamo iniziato a lavorare nel 2011, quindi Tanto adesso. tutto iniziò con uno Stabat Mater e poi Bene, che meraviglia. Vabbè, questo brano ci ha commosso a tutti, veramente lui ci si asciuga tutte le lacrime. E... Senti, come stai, Filippo? Ma bene, dai, insomma, adesso mi sto preparando per le prossime cose, diciamo, si cerca di raccattare i cocci, ecco, quindi di organizzarsi per il futuro in maniera positiva, insomma, e quindi come tutti cercare appunto sì, di organizzarsi, non definirsi Bene, troppo. dai. Ma vai tranquillo perché siamo tutti nella stessa barca e Esatto. quindi ci colleghiamo e ci tiriamo su tutti insieme. Lo spero, Infatti, lo spero. infatti, infatti. Senti, allora, Dimmi tu. io sento un po' la mia voce, un po' te, non capisco un cazzo. Cosa devo fare? No, sei col telefono? Sì, sono col Ah, telefono. ok, nulla, nulla, no, abbassa solo il volume mio. Ma non perché, perché dopo alla fine non si sente niente, ma solo pochissimo. Adesso Allora, funziona. io ho fatto ascoltare sta roba perché mi ha emozionato moltissimo. E quindi lo devo dire. Sono sicuro che ha emozionato un po' tutti qui, perché stanno piovendo dei cuori. Ora io intanto esorto i nostri amici. Salutiamo quelli che sono arrivati adesso, che ti conoscono molti. Ciao, beh, io li vedo tutti. Ciao. esortiamoli a fare le domande lì diretta se volete. Se no, Come no? intanto io ti comincio subito a dire una domanda. Partiamo subito da una domanda che mi è arrivata, che è una domanda molto semplice, che ovviamente però se nessuno te la fa, tu non la dici giustamente, che è come hai scoperto questa voce di falsetto? Allora, come l'ho scoperta? Io ero voce bianca nel coro di Fiesole, studiavo con la Donatella De Bolini e con la Joan Jacqui, cuore, grande cuore, soprattutto la Donatella. Donatella De Bolini.
Sì, Che tanto cuore. lei le vede tutte, Bene, e tanto cuore, e allora la saluto perché insomma lei insieme a Gianni Fabbrini sono stati i miei due Gianni mentori. Insomma, Fabbrini. Gianni Fabbrini, cuore, purismo. E niente, io ho cominciato così, poi ho avuto una muta della voce e non ho più cantato, mi sono dedicato al violoncello, poi prima al pianoforte, poi al violoncello, poi ho scoperto Vivaldi. E poi ho scoperto il barocco, io come violoncellista facevo cordialmente schifo, quindi diciamo, potevo essere insomma, sì, no, non ero veramente, ma più che altro non mi interessava molto il repertorio, adoro il repertorio romantico, ma non mi interessava molto, e ho scoperto il barocco e un mio amico mi disse, ma te non hai mai sentito, vedi il film Farinelli, che anche quello Galeotto fu, nel senso perché ti si aprì un mondo, mi si è aperto mondo, ah, facevano questo. Dai! E allora lo spettacolo meraviglioso dell'opera, del melodramma barocco, e da lì ho cominciato a interessarmi, ho cominciato a cantare sopra i dischi, proprio in maniera molto ingenua, povera mamma, povero babbo, povera, che sembrava un po' presente quando nella Sirenetta, cioè lui, il gabbiano, prova a fare il canto d'amore e lui dice, poniamo fine alle sofferenze di quella povera bestia, ecco, diciamo. Esatto. Vabbè, ovviamente non ci crede nessuno, Filippo, No, scusami, ma qui. possiamo crederci. Senti, no, e quindi, vabbè, da lì hai cominciato a studiare, hai scoperto questa cosa cantando, e poi hai fatto il tuo diploma in conservatorio come contraltista, diciamo, no? Sì, ho fatto prima il diploma di violoncello perché le cose si finiscono. Non esiste, Ecco, diciamo. scusa, fermati un secondo, no? Ripeti questa frase? Le cose quando si iniziano si finiscono. Ma porca di una miseriaccia, ma quelli che pigliano 800 lauree non ne finiscono manco una, eh? Avete sentito cosa si deve fare? Tu Ma inizi e sai, lo questo finisci. diciamo, è un po' il mio metro di. Anche io mi sono, ho una laurea totalmente inutile, storia moderna, però anche lì è iniziata, si finisce perché. No, però mi è stata Filippo. utile. Storia moderna, se fosse stata medicina o ingegneria nucleare, forse con tutto, diciamo, però era una roba Allora, abbastanza. scusami, aspetta, stanno arrivando innanzitutto, vabbè, bravo Filippo for President, baci e 92 minuti di applausi. Io sottolineo che a me in queste dirette il Michele Gaddi fa questi 92 minuti di applausi verso la fine, tipo alle 12.30, 12.35, invece alle 12.13 sono arrivati di già, quindi se lei li hai già Allora, conquistati. mamma mia, che disastro, disastro, disastro. Ma va bene, non importa, insomma. E poi niente, dopo il diploma di violoncello mi sono dedicato al canto e poi ho fatto prima il diploma normale con Gianni Fabrini e poi mi sono fatto il biennio di specializzazione con la Donatella. Benissimo. Allora, quindi hai completato. Hai letto la domanda di Francesca Cassinari? Ce ne vuoi per favore parlare? Che bastarda! Beh, eravamo No, insieme in scusa, una. non me la toccare la Francesca. Lei è santa e pura, non si tocca. Ma io l'adoro la Francesca, soltanto mi ha ricordato questa cosa qui che diciamo, non ha giovato molto alla mia carriera, diciamo, nel senso è stata una scena un po' umiliante. Ce ne sono state diverse in quella che feci con il Collegio 1704. E io niente, stavo facendo i vocalizzi in un bagno. È strano, però quanto dura questa pausa? Non sento proprio nessuno. Esco dal bagno, vedo nessuno. Uno mi chiama: Filippo, corri! Corro, entri nella, cioè entri proprio trafelato così, c'è tutto il pubblico, tutta l'orchestra, tutto il coro e stavamo facendo la missa Salisburgensis di Bieber, che ha praticamente 100 esecutori, quindi per un ensemble barocco, una roba. Si aspettavano tutti in me. Beh, Ma ce ne sono diverse di storielline così, insomma, se c'è la Brighelli, possiamo, la Brighelli, la Lombardi Mazzulli, tante storie, tante. allora guarda, ora innanzitutto, intanto salutiamo tutta la gente che sta arrivando, Stefano Aresi, Ciao Stefanino. meraviglioso. Stefano, fra l'altro a questo punto, visto che è qui con noi, Stefano Aresi, io annuncio
che il prossimo ospite dopodomani è Stefano Aresi. Quindi benvenuto e state attaccati. Che cos'è? Sto vedendo un disco. Questo è il primo disco che ho fatto, lo feci con Stefanino. Oh, guarda che meraviglia, ragazzi. Hai Ecco, quindi c'è visto? una pillola d'anticipazione della prossima diretta. Allora, qui sta arrivando, dunque ti salutano tutti, la Maria Chiara Gallo dice: me ne ricordo anch'io una, l'estate scorsa in Corea, corri. Ma corri perché praticamente, se lo volete lo racconto, ma insomma, Lo vogliamo. un minuto di storiella. Ci fanno il visto, soltanto che praticamente ci hanno fatto il visto a me, alla Maria Chiara e a Furio Zanasi di 5 giorni invece che 6 giorni. Quindi arriviamo al stesso giorno all'aeroporto, porto il documento, parlano tutti così, sia dalla Corea, Giappone, cioè, porto il documento è caduto, colli deve andare praticamente. È stata la scena devastante perché praticamente tra l'altro siamo arrivati con un ritardo enorme con tutto il gruppo. Io lì mi sono detto: qualcosa mi dice che devo essere egoista e devo andare prima di tutti, perché ho avuto quel stesso senso di dire: devo andare prima di tutti a fare check-in, fate passare prima chi ha gli strumenti. Sono andato prima io, e ci siamo salvati così, perché io per primo ho scoperto e in 40 minuti ho detto: se non tornate entro 40 minuti, chiudiamo il volo e poi non partite. Eccoci. Quindi abbiamo fatto una piccola corsettina all'ufficio che era sotto, aiutate dalle ragazze dell'organizzazione, perché sennò era. E ci siamo imbarcati, ma è stata una roba abbastanza con furio. La Maria Chiara: non voglio rimanere qui, non voglio rimanere Ha qui. pianto la Maria Chiara, Maria No, Chiara. non è che piangeva, però insomma eravamo tutti un pochino stanchi. Eh sì. Allora, guarda, ora mentre voi mandate cuori, perché questo è un momento dove mandare cuori, faccine, insomma, perché ci vuole Cestacci, quello. insomma, imprecazioni. Io ti faccio ascoltare, Filippo, una cosa. Perché quando hai detto violoncello, io ho detto violoncello, come violoncello? No, non ci sei te che suoni, non ti preoccupare, stai tranquillo. C'è questo brano bellissimo, che ora di quale tu ci parli un po'. C'è un momento accendino a un certo punto. Il mio punto preferito è adesso. Sì, adesso. O ti ascolto. No, vai tranquillo, si può parlare quando ti pare. Cos'è? Allora, questo è il disco di Ariosti che ho fatto con l'ensemble Odissea e Andrea Friggi, per salutare. Niente, questa è un'aria scritta per un castrato che si chiamava Gaetano Bernstadt, e mi colpì perché c'era praticamente con questo obbligato dei fagotti e dei violoncelli insieme. Estremamente, Berenstadt non era il primo cantante del mondo, e lui lo sapeva, però era un grande caratterista, e quello che cantò Tolomeo nel Giulio Cesare, insomma, e diventò il beniamino di molti compositori, tra cui anche Handel, Gasparini, eccetera, eccetera. E con una linea melodica molto semplice, che mi riesce particolarmente bene, è riuscito a fare una creazione molto, molto bella, diciamo. Molto Molto bella, io bella dicevo violoncello perché Ariosti era anche violoncellista e violista, era no? violinista e viola d'amore. Viola d'amore, viola d'amore. Non solo, era anche una spia, doveva essere anche abbastanza
Perdonami, è attivo, è un po' stronzo, quindi mi Ah, sembra. sì. No, non ti ha detto cazzo, quindi le parolacce si potrebbero anche dire. Ah, stronzo non lo so, non l'ho conosciuto. Per me è meraviglioso. Ti racconto solo questo aneddoto, lo raccontò Andrea Friggi, di una dama che aveva partecipato a un ricevimento con il Papa e con Ariosti, e disse: Ariosti sarebbe da scomunicare perché si è presentato. Era più elegante del Papa, non si riusciva a capire chi era la persona più importante. Quindi immaginatevi la parrucca, immaginatevi merletti, lustrini, di tutto. E lui viaggiò da Bologna per Vienna, Berlino, Londra, e collaborò con Handel e fece molte opere, mi sembra sette, per quanto poteva fare, appunto, un diplomatico, eccetera, eccetera, un virtuoso. E tra cui appunto il Vespasiano, ma soprattutto il Coriolano ebbe un successo incredibile. Appunto. Bravo, ma che belle informazioni, vedi? Ci fanno interesse a noi ci Ariosto incuriosiscono, capito Filippo? è molto Perché bello, devo dire, è un compositore che va è scoperto. bellissimo. Io ho avuto anche io la fortuna di cantare una cantata che lui scrisse per voce di basso, che poi per voce di basso un cazzo, perché comunque infatti, insomma, saliva moltissimo, ma insomma. Trasporta, si trasporta. No, che si trasporta, dopo era troppo bassa. Scusa, ci cioè andava da giù alla cantina fino a su le vette dell'Everest, insomma. L'aveva scritta per quel maledetto del Boschi, probabilmente. Esattamente. Giuseppe Maria Boschi, baritono di estensione estremamente grande, che cantò Minchia. per Handel. Bene. Ragazzi, rincuriositevi, mi raccomando, perché sai che sono tutti, molti sono studenti, oltre che qui vedo tantissimi colleghi, perché c'è il Tomà Chigioni Ciao anche, Tomà, che noi abbiamo un ovviamente... conto in sospeso, Tomà, lo sai. Tomà, devi pagare il Minecia per qualche concerto fatto? No, per quelli che faremo. Allora, la Resi dice non si trasporta, ti mozzo le dita, Filippo. Che scassa cuglion. E invece il Chigioni mi dice a me: voglio sentirti cantare in soffitta, Lombardi. Molto, molto simpatici questi due, vero? Senti, no. Allora, adesso siamo arrivati a 184 minuti di applausi. Quindi, Filippo, sei l'idolo della web oggi. E io vado avanti con un'altra domanda, che è Dimmi. un pochino seria, che mi è arrivata da Caterina, che dice. Quanto conta la voce e quanto conta la musicalità per fare questo lavoro? Secondo te, perché ora qui ne abbiamo parlato tantissime volte di questo argomento, però dici la tua opinione. Ma credo che le due cose siano abbastanza un 50 e 50. Però ci sono voci che sono apparentemente un po' sfigate, che hanno fatto un sacco di strada grazie alla loro. Non è soltanto una questione per fare carriera, se la domanda è fare carriera, ci sono Sì. tante, tante cose, cioè la voce, la musicalità, l'intraprendenza, il saper essere impresario di se stesso, perché oggigiorno il cantante deve essere cosa che almeno riesce molto bene, sapersi vendere. E comunque sia, per rispondere precisamente alla domanda di Caterina, sì, credo sia un 50 e 50. Se non c'è musica, con la voce si può fare, chiaramente, ma Sì. Io posso aggiungere, se mi permetti, un 10% di affidabilità, che anche diciamo, un 30% di ecco, affidabilità, soprattutto a volte cioè, se hai tutte le carte in regola, ma magari sei un cazzone, insomma, forse non hai tanta affidabilità. racconterò un piccolissimo aneddoto molto rapido. Io prima, quando ho iniziato, si parla del 2009, ancora non avevo ben capito così tipo le partiture, cantavo, andavo per certi così, senza farmi un segno, senza fare un respiro, nulla, tutto un po' alla Ioboia, no? Mentre mi trovai a cantare, mi sembra il Te Deum di Purcell a Barcellona, con l'orchestra barocca catalana. Non mi ha più chiamato. Chissà perché. Perché in concerto io devo fare to the members die hello 1 2 3 taradam. Eravamo in quartetto di voci maschili, va bene?
Io, tranquillo, tutti me stai allo, e tanto cominciarono ad andare tutti completamente di fuori, i concerti, tutti, tutti, ma una roba così. Il giorno dopo avevamo due concerti, e il direttore fa, scusa, si può rifare quel punto lì? Sì, certo, come no. Tu, no, Filippo, si sbaglia, non stai contando bene, davanti a tutti, a tutta l'orchestra. No, dai, così, facciamolo. Tu di de meme. No, No. O conti, o se no ci si sbaglia di nuovo. Dalla grandissima figura di merda, da quel punto io ho detto, scrivo tutto con gli evidenziatori e faccio, ma quando faccio con Florio, facevo le registrazioni cose corali, ero proprio uno, due, tre, e uno. E ho scritto nella partitura 1, 2, e vai tutto così. Quella è affidabilità perché ti permette di non cadere in appunto in certo. Esatto. Allora, la Francesca Cassina scrive: per essere veri cantanti ci vuole anche la tisana detox. Tante Insomma, dai. ci vuole anche il Botox, ci vuole per fare. Ciao, sono Filippo e ho 23 anni, anch'io vengo da Oriente. No, questa quarantena, ragazzi, è stata un po' provante, ve lo dico. Aspetta, devo respirare. Oddio, scusa, scusa, Buttiamola sul ridere, perdono. ragazzi, se no diventa. Scusami. Allora, vabbè, ci sono tante adorazioni in questo momento. La Francesca Lombardi Mazzulli, che ovviamente manda i nostri cuori. Allora, io preannuncio che dopo Stefano Aresi ci sarà la Francesca Lombardi Mazzulli con noi. Quindi Franci, poi dobbiamo. dopo replicherà a qualche aneddoto, va bene? Con la Francia abbiamo tante storie che non possiamo raccontare. Forse è meglio non raccontarle per adesso, va bene? Lasciamo che le racconti la Franci. Allora, l'altra domanda che c'è, che è un po' legata a questa, capacità tecnica, comunicativa, eccetera, eccetera, dice dice, sei contraltista o controtenore? Allora, ciao Stefano Aresi, ciao. Allora, l'altra domanda che c'è, che è un po' legata a questa, capacità tecnica, comunicativa, eccetera, eccetera, dice, sei contraltista o controtenore? Allora, ciao Stefano Aresi, ciao, lui adora tutto. Ciao Stefano. Allora, Aresi ha abbandonato. no, si penso sia abbandonato proprio la vita, si è gettato negli da pacco, come diceva. Allora, io credo di potermi definire più, appunto, secondo me contratenor è un termine un po' improprio, è usato di giorno per definire la corda vocale, diciamo, il range vocale dei falsettisti, però nel Medioevo era totalmente un'altra cosa, quindi ora senza stare a parlare 3 ore e mezzo di questo, credo che umilmente sia più appropriato parlare di falsettisti e nel mio caso contraltista perché ho la voce corta, quindi No. vengo di contralto e quindi diciamo, mentre il sopranista è colui che inizialmente riesce a passeggiare anche nel range. Poi, per le voci di testa degli uomini potremmo parlare molto, ma io la lascerei così Sì, sorpresa. no, no polemica, esatto, No, senza non è polemica. polemica, non è polemica. Senti, lui dice, Stefano Aresi dice, io ascolto il Mossad pure. No, no, non ti fa polemica qui assolutamente, anche perché ognuno cerca di fare al meglio che può. No, no, ma è solo una questione di terminologia, no? Perché comunque ci sono oggigiorno dei comportamenti che si sa della laringe molto specifici, per cui tu usi un falsetto rinforzato che con la laringe più bassa e quindi ha la componente mixata col petto, insomma, è molto più articolato. Diciamo che noi si lavora sulla musica, Filippo, giusto? Tanto, Oh, è tanto. tanto! Nel senso che ci interessa molto di più, no? Il lato. Cos'è arrivato? Aspetta, non vedo. Che cos'è? La partitura a cazzo che avevo qui è anche bruttina, quindi così ti Ah, fa ecco, vedere. così. C'è il fatto per farci vedere qualcosa. Così.
Allora, se avete altre domande, intanto vi esorto a farle adesso. Via via che arrivate, saluto quelli che stanno arrivando. Ciao. Allora, qui dunque, non ho, l'altra domanda che avevo sono state se hai risposto perché in realtà hai detto appunto quando parlavi anche di affidabilità, c'era una ragazza che chiedeva appunto le tue doti musicali, quanto fanno vendere il tuo prodotto? Questa è una domanda pulita, non polemica, eh? No, 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 ma sai, io sono venuto fuori, posso rispondere? Sì. Sono venuto fuori in un momento in cui diciamo, c'è stato un grande salto di, diciamo, cioè, nel senso, sono tutti mezzosopranisti, praticamente, mezzosoprani o sopranisti, cioè nel momento in cui Franco Fagioli ha fatto il suo exploit e tanti altri, per citarne uno, appunto. Quindi mi sono ritrovato un pochino a dire, ok, devo costruire il mio repertorio, devo eccetera eccetera, e quindi per quello ho cominciato a fare i miei CD, a fare le mie ricerche, perché appunto Gianni, mio maestro, diceva non c'è niente, ma invece Salutiamo Gianni, salutiamo. diciamo debitore forever, per tutti gli insegnamenti musicali di insomma Donatella, ma ecco, diciamo, lui però è stata la spinta a dire ok, andiamo a vedere cosa c'è oltre a Handel e Vivaldi. Senso, e quindi ho cominciato ad andare in biblioteche, a documentarmi, a fare, e quindi mi sono detto: ok, voglio fare i miei progetti. Poi un recital di cantante, cioè un CD recital è sempre un po' una palla, no? Nel senso perché sempre per la... quindi devi cercare di costruire dei programmi che siano più, quantomeno interessanti, o comunque che abbiano un filo logico, eccetera. No, è molto interessante invece perché chi si approccia a studiare con un repertorio molto particolare come c'hai te, faccio un esempio, deve fare un lavoro di ricerca, no? Eh beh, sì. E che non finisce subito, eh? C'è una ricerca, È no? passata una testa. Va bene, salutiamo la testa, però capito, è molto interessante che per noi studenti faccio un pochino insomma, il pubblico, perché quando uno si ritrova a avere sì, quei 3, 4, 5 ruoli, poi dopo scopri che magari la tua vocalità potrebbe essere inserita in cose che non si conoscono ancora. No, vai Esattamente. a cercare, vai a studiare e scopri delle cose, scopri dei repertori molto belli, fra l'altro, Filippo. E io quindi esorto intanto tutti andare a cercare tutta la tua discografia, che guardavo il sito, cioè, è enorme, ha inciso l'universo. No, l'universo no, però insomma mi sono fatto un dischetto mazzo, tra cui l'ultimo CD che è uscito è quello che ho fatto con Divino Sospiro e Massimo Mazzeo, e quello è stato uscito nel 2018, è stato veramente un lavoro enorme perché già a quei tempi il contralto, diciamo, come range stava scomparendo, no? Quindi con Massimo abbiamo fatto un lavoro molto 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 accurato sulle partiture, per cercare appunto cose che e ho scoperto un mondo, ecco, devo dire, è stato veramente molto bello. Ricordiamo il CD su Paesiello, no? Non so se ce l'ho qui da farvelo vedere. Se ce l'hai, a noi ci fa piacere. Se ce lo fai, Aspetta. se no, comunque si tratta di un CD con musiche di Paesiello, no? Sempre sul castrato, mi sembra. Sì. Che il castrato, che come scopriremo anche la prossima volta, non è solo quello degli arrosticini, il castrato. No, no, Però io ce ne vabbè. parlerà Stefano Aresi, ce ne parlerà un Sì, po'. comunque appunto, diciamo, ricordiamolo sempre, noi con tutti noi si fa semplicemente, non è che siamo gli eredi di niente, questo è importante dire, semplicemente siamo un'alternativa timbrica ai contralti, mezzosoprani e scenica anche, lasciatemelo dire, perché Certo. oggigiorno, dopo, diciamo, per il pubblico odierno, vedere un Giulio Cesare interpretato da un uomo e non da una donna può risultare, diciamo, un'alternativa valida. Bene, Bene? bene, 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 ma noi siamo più che d'accordo, Filippo, siamo più che d'accordo. Guarda, io a parte che mi sono sganasciato da ridere, ora devo ritrovare il mio diaframma, però
ti ringrazio tanto di essere stato qui. Di nulla. E la nostra. E guarda, esorto tutti ad andare a cercarti, ti ringrazio e spero che tu possa portare a termine i progetti che stai facendo. Sì, ti dico soltanto i prossimi due o tre, poi ti saluto. Dimmeli. Allora, il primo di cui voglio parlare è perché mi riguarda anche in veste di trasportatore, che lo sto facendo, è un progetto che ho con il mio sospiro, Massimo Mazzeo, e sarà la gara delle quattro stagioni di Bononcini che dobbiamo portare un po' in giro per l'Europa. E quindi niente, saluto Massimo, lo ringrazio e il lavoro sarà molto bello. Belli, molto simpatici, belli, bravi. Poi a settembre dovrebbe uscire il disco dedicato alla figura dell'Orlando Barocco, che registra un ensemble. Sì, quindi è un viaggio musicale che va dall'Orlando Generoso di Stefani all'Angelica e Medoro di Cimarosa Millico, quindi 100 anni, dove c'è dentro Vivaldi, Händel, compositori sconosciuti. Terzo progetto, il viaggio italiano di Mozart del 1770. Con Tomas Chigioni e Ensemble Locatelli, quindi diciamo ce ne sono tanti, e poi ce ne sono tantissimi altri di cui ancora siamo ne sto parlando con la Francesca Sciotti, con colleghi, eccetera, eccetera. Quindi rilascio solo questi tre perché, Ma e che poi bello! uscirà per la Naive il Tamerlano di Bajazet Tamerlano di Vivaldi, in cui io ho fatto con Ottavio D'Antoni. Vabbè, Ma che meraviglia! insomma, queste cose qui poi dopo Grande, alla grandissimo fine torno a Filippo. piangere sulla mia carriera che non c'è più, ma insomma questa è. Grande, sei un grande Filippo, grazie. Io ti ringrazio davvero tantissimo, grazie di essere Grazie a stato te. davvero qui. Io sono a disposizione quando volete per qualsiasi chiarimento e per altre dirette sfiziose e Ma divertenti. volentieri, volentieri, volentieri. Okay. Grazie mille. Ciao Filippo. A presto. Ciao ciao. Ciao. Ma ragazzi, cioè, sto ridendo veramente, che meraviglia, ma belli questi progetti, poi sono curiosissimo, voglio andare subito a ascoltare, a vedere, cioè, comprare. I CD vanno comprati, ricordatevelo, non si scaricano alla cazzo, eh? Come Lombardi è meglio della D'Urso, ma cioè, ovviamente ragazzi, cioè, cosa pensate? La D'Urso non capisce mica una sega, cioè, io sono io, un bacione, allora io vi ringrazio tutti. Veramente è stato simpaticissimo Filippo Mineccia, siamo divertiti, è stato molto molto interessante questo tuffo in questo repertorio. Allora diamo appuntamento a tutti a dopodomani con Stefano Aresi, che ci parzialmente brontolerà, però sono veramente contento e non vedo l'ora. Ci vediamo. No, Carlo, sei arrivato ora. Sto salutando tutti. Ti sei perso Filippo Mineccia. Vabbè, la rivedi nella storia, dai. Allora, buone cose a tutti. Ci vediamo dopodomani alle 12. Ciao.